Io non ho mai adottato provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli enunciati nei provvedimenti del governo. Fra l'altro, l'ultimo DPCM dice che va indossata la mascherina quando non si può mantenere continuativamente la distanza interpersonale di 1 metro, e questo è il caso, secondo me, non soltanto della movida aquilana, che deve riaprire, che può riaprire, che può proseguire. Le attività commerciali hanno tutto il diritto di riprendere il proprio lavoro, però va fatto con disciplina. Quindi obbligo di mascherine dalle 19 in poi, proprio per le circostanze della movida. È vietato il botellón, fra l'altro è una cosa che abbiamo ribadito perché già c'era una precedente ordinanza, e gli esercizi di vicinato, quindi alimentari, minimarket, non possono vendere alcolici dopo le 21. Ecco, sindaco, perché è stata interpretata però in maniera completamente diversa dai suoi alleati di governo, dalla Lega, insomma, che è insorta dopo tutto questo? Credo che sia stata mal interpretata, credo che sia stata letta, fra l'altro qualcuno ha fatto girare una bozza che prevedeva delle parti che io ho cassato, tanto è vero che non l'avevo firmata la prima bozza di ordinanza, c'è stata una cattiva interpretazione. Lei ritiene che così siamo in linea anche rispetto insieme a altre città, quello che sta avvenendo un po' in tutta Italia? Altre città sono state molto più restrittive. Questo è un provvedimento concordato, come sempre, col Dipartimento di Prevenzione della ASL e con la Prefettura, che hanno condiviso modalità e finalità. Questo può significare anche possibili aperture nei prossimi mesi a secondo di come andrà la situazione? Ma le aperture in questa città non ci sono chiusure di sorta, alcune aperture le decidono naturalmente le regioni, mi sembra che si vada in quella direzione. Noi non facciamo altro che disciplinare, secondo le Mi peculiarità riferivo della al città fatto di dell'Aquila. togliamo la mascherina fra qualche mese, sindaco. Se gli scienziati, gli esperti diranno che non c'è necessità della mascherina e verrà tolto l'obbligo, verrà eliminata naturalmente.